stato un'opera ultima di mio padre. Mio padre ha scritto questo libro lontano dalla malattia, quando ancora non era a conoscenza comunque di questa malattia, e quindi è semplicemente un altro tassello che lui va ad aggiungere al percorso che ha fatto la sua ricerca personale, e comunque profondamente legata a così tanto. Per cui faccio fatica a non comporre, perché lui era un fantastico Virgilio di strade di così tanto. E io non posso non ricordare i momenti in cui lui mi parlava del tipo di giornale. Semplicemente, volevo dire questo, non c'è il pathos di un'opera ultima, semplicemente un periodo passo avanti di mio padre nel suo amore verso di me. Era l'unico posto di vicino in cui veramente è accaduto. Non ho molto altro da aggiungere se non ringraziare di tutti uno per uno, cominciare in ordine di apparizione da Matilde Rovito, da Alessandro Cecchi Paone, dall'assessore, avevo sempre le regole economiche, sono molto emozionato, il sette di guida, ovviamente Romolo Ercolino, Gerardo Picardo, che insieme a Enzo Esposito è stato assolutamente fondamentale nel realizzare questa serata. E poi volevo ringraziare ovviamente il Cenacolo Volevo ringraziare il Cenacolo dei Pensatori di Così Tanto e Massimo Capodanno, ovviamente, che è stato altrettanto importante nella realizzazione del programma, oltre a tutti i presenti. Spero di non aver dimenticato nessuno. Grazie, grazie Vincenzo, grazie profondo, grazie sentito in questa continuità, in questa storia che continua con carne e pensiero. Veramente complimenti ai nostri muratori, questa compagnia di ragazzi straordinari che Alessandro continua a seguire e che faranno grande strada. Grazie a Massimo Capodanno, al direttore di Positano News, Michele Cinque, che ci ha raggiunto, a tutti quanti gli altri ospiti. E passo a presentarvi. Alessandro Cecchi Paone non ha bisogno di presentazioni perché è positanese doc. Michele De Lucia, sindaco di Positano, impegnato per vicende istituzionali, si è fatto delegare dall'ottimo assessore al bilancio Giuseppe Guida, al quale passerò di qui a breve la parola. Matilde Romito, conoscete benissimo, dirigente mostre ed eventi della provincia di Salerno. Romolo Ercolino, scrittore. Bene,